Marco Cecconi, le chiedo, lei ci ha convocato a una conferenza stampa, ha spiegato, però vorrei che lo spiegasse anche ai nostri lettori, che cosa c'è che non va nel bando, per quanto riguarda la refezione scolastica che il sindaco di Girolamo ha mandato all'Autorità Nazionale Anticorruzione. Che è lo stesso di quello precedente. Quindi non ci sono elementi di novità, che sono gli elementi di novità sui quali noi abbiamo posto la nostra attenzione. Centri di cottura nel giro di 20-30 km dalla città di Terni, non si capisce perché ci debbano essere. Non va il fatto che i cibi debbano essere comunque trasportati in alcune scuole, quando noi potremmo avere invece decine di centri di cottura. È evidente che individuandone due, addirittura due, per esempio nel comune di Terni, si individua già probabilmente chi sarà l'affidatario del servizio nel bando successivo. Ecco, quindi che cosa proponete voi allora? Noi proponiamo delle cose molto semplici. Le cucine sono decine quelle che sono presenti nelle scuole. Il sindaco ha ritenuto a dire, ha sottolineato, ha voluto dire che il trasportato nel comune di Terni è una minima quantità. Benissimo. Allora, dato che è una minima quantità e abbiamo decine di scuole già con le cucine che funzionano, e dato che queste cucine, ahinoi, perché il comune ha confessato di non avere la disponibilità per rimetterle a norma, per ripulirle, per rimetterle, per modernizzarle in qualche modo, noi diciamo che il nuovo concessionario ristrutturi tutte queste cucine lasciandole poi nella disponibilità del comune e della città, le ristrutturi e che diventino tutte dei centri di cottura per la scuola più prossima. In altre parole, se c'è una scuola che è a 500 metri dall'altra, quella cucina fino a lì potrà diventare quella il centro di cottura per quella più vicina che magari non ha all'interno la cucina stessa. Mi è parso di capire che voi siete favorevoli, non vedreste insomma di buon occhio un proseguimento della proroga in essere? Noi diciamo una cosa, l'istituto della proroga è stato uno dei mali di tutte le convenzioni, bandi, affidamenti da parte del Comune di Terni. Con la proroga abbiamo reso impossibile che altri soggetti potessero partecipare. La proroga che è stata via via data anche per il servizio di ristorazione, di servizio di refezione, è una di quelle cose che abbiamo denunciato e che peraltro ce ne dispiace, è nelle attenzioni delle attività investigative degli organi inquirenti. La proroga servirebbe semplicemente per rimediare ad un altro dei vulnus messo in campo dall'amministrazione comunale. Perché nel novembre, solo nel novembre, il bando scade e tra 15 giorni si pubblica il bando stesso? Perché non si dà tempo a chi volesse partecipare di partecipare? Perché non si dà adeguata pubblicità a un bando di siffatta dimensione? Qui parliamo di decine di milioni di euro. Perché ci chiediamo? Il perché noi lo immaginiamo pure quale possa essere la risposta. Facciamo un po' come Marzullo, ci facciamo le domande e ci diamo le risposte perché comunque questa amministrazione non ha voluto pubblicizzare per tempo e adeguatamente. Erano mesi, anni che si sapeva che scadeva il 31 E quindi in questo caso la proroga andrebbe bene. dicembre 2016. La proroga va bene solo nella misura in cui per il periodo minimo necessario ci sia la possibilità per una grande quantità di concorrenti di partecipare e di progettare, per esempio, la ristrutturazione delle cucine di tutte le scuole da lasciare in patrimonio alla città stessa e che possano servire, come dicevamo, a centri di cottura. A poca distanza, poco trasporto, cibi consegnati immediatamente, cibi sani, ben cucinati e soprattutto la possibilità quindi in ogni scuola di fare in modo e maniera che ci sia l'impiattamento in ceramica e non in plastica. Queste sono le proposte di chi si è candidato e è riuscito a suo tempo a governare bene la città e di chi si candida a governarla per il futuro. Grazie.